Ritorna l'appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Oggi è il caso di dire che è ora di vedere Gesù, perché questo è il titolo di Don Federico Tartaglia, edito da Ancora Edizioni. È ora di vedere Gesù e ti spiego perché. Ringrazio e saluto Don Federico in collegamento Skype con noi. Ciao, ben trovato. Grazie per la tua Ciao, presenza. ciao, buonasera a tutti. Don Federico, tu sei parroco a Roma, sei stato missionario in Malawi, sei appena tornato dalla Namibia, quindi vediamo anche che hai l'Africa non solo sulla maglietta, ma immagino sicuramente nel cuore. È ora di vedere Gesù, è ora di cercare Gesù, è ora di spazzare via la polvere che lo ha inghiottito. Questo libro ha una, come dici tu stesso, una sfrontata ambizione, quale? Beh, innanzitutto quello di segnalare quello che a mio avviso è un problema. Le prime due parole con cui inizio il libro sono abbastanza chiare. È scomparso la tesi abbastanza forte che Gesù, sì, proprio lui, scompaia molto facilmente dalle vicende parrocchiali, dalle vicende spirituali, dalle vicende liturgiche, catechetiche. Sia una realtà talmente ingombrante o forse evidente, ovvia, che non riesce ad avere più quella forza che per sua natura è dirompente e prorompente. E allora io mi sono chiesto com'è possibile. E il libro è dedicato anche ai giovani proprio per questa ragione. Io non mi faccio capace del fatto che i giovani nei riguardi di Gesù in molti casi siano assolutamente indifferenti, anche perché tutti noi conosciamo invece quello che succede nel cuore di un ragazzo, di un giovane, una giovane che viene portato a contatto con Gesù. Il suo cuore esplode. Quindi il problema della Chiesa, a mio avviso, della fede è fare in modo che al centro della fede cristiana ci sia Gesù. E questo, per strano che sembri, non accade. Questa è la tesi che cerco di dimostrare anche nel libro. È un libro che hai dedicato a tutti quelli che credono di credere a Gesù, ma sentono che in fondo non è così e cercano la fede che li possa salvare. Sembra un po' anche, non so, un po' una contraddizione questo. Allora, se qualcuno, immagino quante persone vadano in chiesa e quante persone ascoltano e magari anche i sacerdoti come me fanno l'omelia. È una cosa abbastanza comune quella di fare l'omelia e di parlare di tante cose, ma al centro non c'è Gesù. È molto comune pregare, quasi mai pregare Gesù, ci sono molti altri magari interlocutori, c'è il Padre, c'è la Vergine, ci sono i santi. Nelle dispute teologiche, nelle dispute anche pastorali tra sacerdoti, vescovi e così via, Gesù non ricorre mai. In tutti i problemi che ci sono anche di carattere spirituale o anche le accuse che vengono rivolte a volte al Papa, a me meraviglia il fatto che Gesù non viene mai chiamato. Gesù se dice bene, è scontato, è ovvio. Ricordo una volta tra sacerdoti parlavamo di alcuni problemi e qualcuno tirò fuori il Vangelo e uno rispose: ma che c'entra? Ecco, a me sembra che il problema sia quello, cioè il Vangelo, Gesù, venga in qualche maniera dato per scontato. Allora io in questo libro ho cercato di guardare dritto al Vangelo, non parlare in prima istanza di tradizione, di morale, di altre cose, parlare di Gesù, parlare proprio dell'umanità di Gesù e in questa umanità trovare la nostra felicità. E quindi il libro è una serie, se non sbaglio, sono 24 fotogrammi su quella che è la vita, la personalità straordinaria. Io apro la Bibbia e particolarmente il Vangelo perché mi interessa ogni volta vedere lui. Qualche minuto fa ho detto la messa parlando di Gesù e del suo incontro con Zaccheo. Mi interessa il giusto ricavarne delle motivazioni di carattere morale, liturgico, ma mi interessa guardare quello che Gesù ha fatto perché la meraviglia da annunciare e da vivere è proprio che il fatto che qualcosa come Gesù possa esistere, che poi la domanda che ho preso in prestito da Romano Guardini, cioè prima o poi se tu cominci a guardare Gesù, ad ascoltarlo, ti deve venire un sentimento che lui definisce inquietante. Può
può esistere davvero una cosa come Gesù? Questa domanda vorrei che risuonasse nei cuori di tutti i credenti. È una cosa, Gesù è perlomeno la cosa più incredibile che noi affermiamo dal punto di vista umano e cristiano, cioè che una cosa come Gesù possa esistere dovrebbe essere la nostra più grande gioia e felicità, immagino che per tanti lo sia. Hai ragione, bisogna soffermarsi proprio su questo punto che hai focalizzato. E poi, come dicevi tu, il libro è composto da 24 fotogrammi. E, ti chiedi chi è quest'uomo e poi dai 24 risposte. Un uomo in relazione, un uomo che ascolta, un uomo che crede, un uomo che ama, è un uomo libero, un uomo umile, un uomo gioioso, un uomo tentato, un uomo spirituale, un uomo crocifisso, un mistero credibile. E, quale di questi fotogrammi, su quale di questi vuoi puntare l'attenzione? Ma è difficile. Innanzitutto vorrei proprio richiamare questo, cioè io vorrei ai confratelli, alle suore, ai catechisti, che Gesù non fosse mai strumentale a nient'altro, cioè Gesù è inizio, fine, alfa e omega. Quando parliamo dobbiamo parlare di lui, non è che parliamo di lui per parlare di qualche altra cosa. E ogni tanto facciamo l'esempio delle parabole, parliamo delle parabole per parlare della morale delle parabole. No, signori, a me interessa quello che c'è nella mente di Gesù quando lui inventa una parabola. È quella la rivelazione, è sempre soltanto, il cristianesimo è una persona, e invece quando diventa moralismo o filosofia e stile di vita o rito è già morto, è quello che a volte accade. Quindi quello che è interessante, facciamo un esempio, i miracoli, mi sono soffermato a pensare ai miracoli, potremmo dire la potenza di Dio, il fatto che lui sia la rivelazione, la grazia. Sì, ma la cosa incredibile, la cosa è come Gesù nella sua umanità maneggi la forza dei sacramenti, ma la forza dei sacramenti di guarigione che sono i suoi miracoli. Il suo modo assoluto di governare con tranquillità i miracoli è straordinario. Non è tanto la potenza, ma il modo in cui Gesù celebra senza nessun tipo di violenza, con grande naturalezza, attento agli ultimi e ai poveri, quello che è il potere che ha ricevuto. E tutto quello che Gesù fa, come lo fa, ci fa innamorare di lui e ci fa desiderare di essere uomini alla maniera di Gesù. Il libro è ricco davvero di tantissimi spunti di riflessione, poi c'è una pagina, ecco, dedicata, ma più di una pagina dedicata alle parole, alle 10 parole di Gesù, alla legge di Gesù, e poi tu stesso, Don Federico, hai scritto una preghiera tua personale dicendo: mi sono sempre chiesto per quale motivo non esista una preghiera a Gesù che si sia affermata tra le tante, e ne hai proposta una, l'inno a Cristo. E poi in conclusione c'è anche un QR code, questo codice, hai creato una sorta di playlist che suggerisci al lettore, perché dici: Gesù ama la musica rock. Mi piacerebbe sapere i tuoi parrocchiani come hanno, oppure chi ha letto questo libro, chi si è approcciato a questo libro, come l'ha letto, no? Questo aggancio tra Gesù e la musica rock. Ti hanno dato del pazzo, lo so che forse qualcuno pensa che il rock sia la musica del diavolo e così via. Io non lo so che musica potrebbe ascoltare sicuramente, però ecco, mi sono divertito nella seconda parte a mettere un po' di questi elementi, a mettere innanzitutto appunto quelle che sono delle frasi fulminanti di Gesù. Io mi diverto da sacerdote andare in giro e chiedere a tutti quanti sono credenti, la maggior parte dice sì, ma anche se non va a messa, diciamo, quindi lei è credente? Sì, certo. Si, mi dice una frase detta da Gesù e la maggior parte non se ne ricorda nessuna. Ora, come sarà possibile credere in Gesù se, a parte ama il prossimo tuo come te stesso, porgi l'altra guancia, la maggior parte non sa una frase di Gesù? Allora ho messo gli detti di Gesù nei Vangeli, mi sono permesso di mettere anche quelli del Vangelo di Tommaso, che a me sta molto simpatico, e poi sono arrivato lì attraverso altri appendici a quest'idea dei 10 canzoni
Ci sono delle scoperte straordinarie. Io sono cresciuto soprattutto anche in Africa con Jesus Christ Superstar, adoro il musical e qui anche il film. Ci sono i Queen, c'è il grande Lou Reed, De André, Johnny Cash. Sono testi di persone un po' alla Zaccheo, gente persa, gente un po' cattivella, che però solo Gesù può convertire con uno sguardo. Ecco, e oggi la cosa che mi in qualche maniera ho notato, che non avevo mai notato, è che Gesù chiama il povero Zaccheo figlio d'Abramo. Ogni uomo è figlio d'Abramo, per ogni uomo c'è la salvezza. L'orizzonte di Gesù non è un orizzonte nazionale o per certi versi religioso, è l'orizzonte grande e liberante. E allora questo libro vuole essere proprio un invito, uno spunto affinché tutti possano leggere il Vangelo, ma soprattutto leggere il Vangelo per cercare Lui, per vedere Lui. Questo è il titolo, perché possiamo tranquillamente leggere il Vangelo per cercare la soluzione ai nostri problemi, per rafforzare idee dottrinarie, per affrontare un piano pastorale, ma noi siamo affamati soltanto di Gesù Cristo, siamo affamati della sua umanità, che poi ritroviamo nei sacramenti. E ecco, io vorrei vedere dentro, intorno e fuori a me una chiesa affamata dell'umanità di Gesù. E quando dico umanità, ed è quello a mio avviso uno dei momenti più importanti del libro, non la pongo alla divinità. Cioè, il mio percorso di credente non è solo quello di magnificare un uomo, è soltanto un uomo. No, in questa umanità è talmente straordinaria che ci fa venire il dubbio, per alcuni il dilemma, che sia il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. La sua morte sancisce la sua sconfitta, la sua risurrezione ci dice che quell'umanità è l'umanità di Dio. Quindi io mi sono divertito, l'ho fatto con grande amore, grande affetto, spero che possa aiutare qualche giovane, tante persone. Grazie di cuore a Don Federico Tartaglia per essere stato con noi. Vi ricordo nuovamente il suo libro, È ora di vedere Gesù e ti spiego perché, della stessa collana, sempre per Ancora Edizioni. C'è anche un altro libro, più o meno i colori della copertina sono gli stessi, cambia il titolo, È ora di leggere la Bibbia e ti spiego come fare. Grazie di cuore per essere stato con noi, Don Federico, grazie davvero. Grazie a voi, l'invito davvero, grazie. Saluto a tutti i telespettatori.